La salvaguardia e la tutela del territorio di Messina e provincia al centro di un convegno che si è svolto nella Facoltà di Ingegneria. La partecipazione di tutti gli organi professionali ha dato prova della ritrovata coesione tra esperti di settori diversi. L'attività di ciascuno di loro è preziosa per il lavoro del commissario per l'emergenza lombardo e del soggetto attuatore Buzzanca. Istituzione di un corso rivolto a tutti gli ordini professionali messinesi per approfondire gli aspetti riguardanti l'analisi del rischio idrogeologico, elaborazione di un piano di evacuazione in caso di calamità naturale, presentazione di un progetto riguardante la difesa dei giampilieri superiore dalle colate di fango. Sono queste le tre novità emerse dal convegno alluvione di Messina 1 ottobre 2009, svoltosi stamani nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria. I lavori hanno visto la partecipazione di tutti gli ordini professionali peloritani, a partire dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Messina, che ha organizzato l'incontro e proseguendo con le categorie degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e dei geologi, che hanno offerto importanti contributi per un tema, quello della salvaguardia e della tutela del territorio, che ora è sulla bocca di tutti, mentre prima è stato sottovalutato da molti. Da qui la necessità di elaborazione di un piano coordinato di sgombero della popolazione in caso di emergenza. È un piano che si basa innanzitutto sul monitoraggio delle precipitazioni in tempo reale, coordinato in una sala operativa, per cui noi possiamo sapere quando inizia un fenomeno piovoso che può portare a una tragedia. Siccome la tragedia, cioè le colate di fango, non iniziano immediatamente dopo la pioggia, vi è comunque un'ora, due ore di tempo per attuare questo piano di messa in sicurezza della vita dei cittadini. Naturalmente si basa sulla perfetta conoscenza delle aree che possono essere interessate da questi flussi fangosi, quindi ognuno sa cosa deve fare al momento opportuno quando scatta l'allarme. Interessante poi la proposta avanzata per Giampilieri Superiore. Prevede la risoluzione definitiva della problematica di Giampilieri, cioè la messa in sicurezza dell'intero centro abitato, però definitivamente. Questa messa in sicurezza avviene tramite la realizzazione di un canale di gronda che dovrebbe essere costruito immediatamente a monte dell'abitato di Giampilieri, canale che dovrebbe servire a raccogliere tutte le possibili colate fangose o soltanto idriche che provengono dagli impluvi a monte. Gli esperti inoltre si sono soffermati sull'urgenza della formazione dei professionisti, esigenza alla quale si è già posto rimedio. È scaturita appunto l'idea di fare un corso di formazione in ambiente che partirà subito dopo le feste di Natale e questo è un omaggio che noi vorremmo fare alla città di Messina per preparare effettivamente dei tecnici capaci per monitorare il territorio.